sono Andrea Barra, faccio un bellissimo lavoro che è quello di creare oggetti e di disegnarli e in questi ultimi 2 anni ho incrociato sulla strada gli Sforzin con cui ho disegnato queste lampade. La Fra è prima di tutto un'amica e lei ha usato come pretesto per raccontare la luce in maniera geometrica e posizionata nello spazio dentro a un cerchio. In questo caso è quasi un mandala, raccoglie un po' l'immaginario della forma pura del cerchio, come appunto gli acchiappasogni o i rosoni delle chiese. È decorativa e allo stesso tempo illumina un sacco. Questa è la Fra e questo è uno dei modi di usare il LED. Io sono Johan Lopez, direttore creativo dello studio OIL, dipartimento di design di Goringa Stragia, Gas Studio Milano. Caos nasce da un pensiero retorico. Come la tempesta calma o il rumore silenzioso, la nostra volontà è stata quella di creare un caos controllato. È un caos apparente di cave e luci, un effetto ottico che prende forza con l'aggregazione di diversi o di più elementi. Il cavo d'alimentazione diventa il vero protagonista. La lampada prende forma con il cavo e non diventa soltanto strutturale, ma diventa anche e soprattutto estetico. Abbiamo declinato questo concetto su tutta una famiglia che parte dalla sospensione doppia con diverse dimensioni, small, medium, e large, e sospensione singola, la lampada da parete, ci sarà anche la pic, la piantana e la lampada da tavolo. Cos'è Honey? Sweet Honey. Sembra la forma del miele appeso al cucchiaino. In realtà è un altro pretesto per raccontare la luce. La luce parte dal tappo, è nascosta lì dentro e il vetro le dà la forma, le dà la sua dimensione. Quando è trasparente disegna dei cerchi di luce anche per terra, quando invece è bianca la contiene. È un modo, uno dei tanti che vedremo, di gestire la luce. Ok, e in questo caso il miele poteva raccontare queste forme. Tutto nasce da un'esigenza personale, ma comune a molti, un'esigenza di pulizia, di ordine, di regole. E quelli che sono nati quest'anno per Sforzin sono 3 prodotti estremamente architettonici, estremamente puliti, ma ognuno con una sua identità molto forte. Sono nati 3 prodotti magici. Ala è un prodotto che nasce in una maniera abbastanza divertente, non nasce dal solito disegno, ma nasce da un giocare con la carta, con dei fogli, e da una piega quasi casuale di un foglio nasce la sua forma. E il risultato è quello di una lampada evocativa, magica, una lampada che rimanda a un gesto, quello di aprire una parete, di aprire le pareti per far entrare la luce in casa. Coni. Cosa sono i coni?
come la luce prende la sua forma, in questo caso è una funzione di una luce puntuale su un tavolo o su un particolare oggetto, una scultura, una statua. Coni è proprio una linea, una linea molto architettonica, molto pulita, per disegnare quello che c'è sopra il tavolo, appunto sopra l'oggetto. Puntuale, coni, la puoi anche piegare. Sono un designer trasversale, mi piace affrontare il progetto dell'automobile, mi piace affrontare il progetto delle macchine agricole, gli elettrodomestici e anche il mondo delle lampade. La componente fondamentale, quella che attira di più il mio interesse, è la prestazione. Nel mio modo di progettare cerco sempre di tenere la prestazione al primo posto. E questo tipo di approccio ha fatto sì che nascesse Joyo, una compagna all'interno della casa, ha la funzione di illuminazione, ha la funzione di svuotatasche, per cui entrando in casa uno può riporre tutte le proprie cose all'interno della vasca, ha la funzione di ricarica del cellulare, per cui un altro degli elementi fondamentali della propria vita trova in Joyo un partner. Ha la funzione di audio, ottenuta tramite diffusori, e in futuro questa funzione sarà pilotata tramite Bluetooth. E ovviamente una lampada. Grado? Chi è Grado? Grado è questa lampada che ci torna utile quando l'architettura diventa dinamica, quando l'architettura diventa spezzettata, storta, non più lineare, cubica, ha bisogno di nuove linee. Queste linee possono trovarsi in Grado, una lampada che appunto accompagna questo decostruttivismo legato all'architettura. Area è una lampada dichiaratamente architettonica, è una lampada estremamente forte ma estremamente semplice. Nasce da linee, da giochi di incroci che la rendono un prodotto magico. Area è una lampada estremamente versatile che dà la possibilità di creare installazioni e composizioni praticamente infinite, sviluppabili in qualsiasi direzione, il cui unico limite è la fantasia e lo spazio. Damocle. Un'altra lampada puntuale è questo filo che arriva con un cilindretto che contiene la luce. È perfetta per le finiture. Damocle praticamente può accompagnare il mobilio e lo spazio, l'architettura interna in questo caso dell'ambiente, con appunto metalli e colori particolari. È nata la collaborazione con Roberto Favaretto. Roberto Favaretto è un designer attuale con una visione lungimirante dei prodotti.
Sforzini Illuminazione e Roberto Favaretto sono riusciti insieme a produrre due nuove lampade con una linea tonda molto pulita, una linea quadrata, giocando sulle profondità e dando la possibilità al LED di far vivere e di far mostrare la linea del prodotto. Whisky. Perché whisky? Perché il tappo della whisky la possiamo chiamare sistema. Ormai la luce l'abbiamo ingabbiata, è lì protetta nel suo dissipatore e possiamo attaccarci il vetro che vogliamo. In questo caso era un'immagine un po' popolare, la fiaschetta del whisky, e era soltanto un pretesto come un altro di raccogliere la luce. La satinatura la disegna in maniera molto nitida e netta. Whisky. L'Ari è una lampada con un nome importante, un nome evocativo. I Lari erano queste figure in terracotta che gli antichi romani mettevano all'interno di nicchie nella parete. Ne è nato un prodotto magico e allo stesso tempo molto divertente, che dà la possibilità all'utente di personalizzarlo in fase di installazione e di verniciare il pannello posteriore per renderlo invisibile all'interno del muro oppure a contrasto. La Mui è un modo di gestire la luce e di posizionare i puntini nello spazio tramite delle bacchette. Le bacchette e la luce, in questo caso il LED, sono completamente moderne, sono un modo di oggi di fare luce. Ma potevamo darle un vestito un po' più classico, un po' più con un piede nel passato, e l'abbiamo fatto con la finitura delle capsule, dei bussolotti, e con il colore delle bacchette che possiamo fare come vogliamo. È uscita lei, la Mui, un po' moderna e un po' classica.